Il mio intento principale di oggi consiste fondamentalmente nell'unire i puntini fra loro. Questa è una citazione famosa. Ogni verità passa tre stadi. Primo è ridicolizzata, secondo è violentemente contestata, terzo è accettata come evidente. Oh, l'avevo sempre pensato che quel like dicesse cose giuste. Davvero lo pensavo. Cosa? Quando dicevi che era pazzo? Non intendevo mica dire questo. Riuscite a vedere un neurone? Beh, no. Oh, questa mi piace. Fate caso al cerchietto rosso. Questa mi piace. È la mia preferita. E ci viene sempre propinata la versione filmica della realtà, affinché noi crediamo quello che loro vogliono farci credere, per farci vedere il mondo come vogliono. Penso che nei prossimi anni, specialmente fra il 2006 e il 2012, sia davvero importante per noi riconquistare il potere della nostra realtà e di ciò che sta accadendo nel mondo. Ma non va bene adagiarsi e dire «non lo sapevo, non ero informato». Secondo me questo non basta. Albert Einstein ha affermato: «I pionieri di un mondo senza guerre sono i giovani che rifiutano il servizio militare». Ci viene detto e ripetuto che siamo privi di potere. Continuano a darci messaggi che siamo privi di potere. E questo è per farci credere di esserlo, affinché, e ve ne parlerò più tardi, viviamo vite senza potere. Noi siamo, in termini della nostra vita, ciò che pensiamo e crediamo di essere. Se crediamo di non avere potere, allora saremo inermi. Ma se si supera questo e ci si rende conto di chi siamo veramente, allora questo, per quanto sembri potente, è come una mosca paragonata a un elefante, quando ci riappropriamo del nostro potere. Grazie! Sì, sono molto entusiasta. Mi sono piaciuti molto i suoi libri, perciò non vedo l'ora di vederlo di persona. Lui porta allo scoperto tutto ciò che è nascosto. Io penso che questo sia fantastico, perché è molto bravo. Ci vorrebbe molta più gente come lui. E anche se a volte dice delle cose che di primo acchito possono sembrare esagerate, quando cominci a farci sopra delle piccole ricerche per conto tuo, vedi che tutto inizia a combaciare.